Impastiamo tutti gli ingredienti assieme, o in planetaria o a mano, fino ad ottenere un panetto abbastanza liscio ed omogeneo. E dopo qualche piega di rinforzo, lo copriamo con pellicola alimentare e lo mettiamo in frigorifero per tutta la notte, meglio se a 4 gradi. Per semplificare la stesura del burro, lo facciamo prima ammorbidire, poi disegniamo su un foglio di carta forno un rettangolo di 17 cm x 14 cm. Ci adagiamo il burro al centro, copriamo con un altro foglio, pieghiamo i bordi della carta in modo da formare un pacchetto e con l'aiuto del matterello stendiamo il burro e cerchiamo di riempire tutto lo spazio in maniera abbastanza uniforme. E anche il burro va in frigorifero per tutta la notte. Al mattino, per cominciare, misuro la temperatura al cuore del panetto. La temperatura ideale è di 4 gradi, il mio misura 5 gradi, quindi lo metto 10 minuti in freezer, riprendo il burro dal frigorifero e aspetto che la temperatura arrivi a 11 gradi. A questo punto infarino leggermente il piano di lavoro con un velo di farina e formo un rettangolo della misura di 28 cm per 18 cm. Posiziono il burro al centro, che nel frattempo ha raggiunto una temperatura tra i 12 e i 13 gradi, e inizio con la prima piega. Faccio combaciare le due estremità e sigillo i bordi. Dunque, dobbiamo fare in modo che quando iniziamo la laminazione, la temperatura del panetto deve essere tra i 3 e i 4 gradi e quella del burro tra i 12 e i 14 gradi. A questa temperatura il burro diventa plastico, malleabile e in fase di lavorazione non si spezza. Ora, allunghiamo il pastello sempre solo nella direzione verticale fino ad una lunghezza di 45 cm, incluso i ritagli che andremo a togliere per pareggiare i bordi. Portiamo un quarto della pasta verso il centro, poi la restante parte a combaciare, sovrapponiamo e in questo modo avremo fatto una piega da 4. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e lo facciamo riposare in freezer per 30 minuti. Trascorso il tempo, riprendiamo il panetto dal freezer e, avendo cura di tenere la parte aperta verso la nostra destra, questa volta sempre solo nel verso verticale, lo allunghiamo fino ad uno spessore di 1 cm. Una volta ottenuto lo spessore che ci serve, pareggiamo di nuovo i bordi e pratichiamo la piega 3. Se c'è farina in eccesso, togliamola. Pieghiamo il terzo dell'impasto verso il centro e sovrapponiamo la restante parte e lo facciamo riposare in frigorifero per 1 ora. Ora possiamo procedere per la stesura e andremo a tirare in tutte e due le direzioni, sia in verticale che in orizzontale, e andremo a creare un rettangolo di 20 cm di altezza e 5 mm di spessore. E se in questa fase della lavorazione dovessimo notare che, pur tirando l'impasto, resta fermo, lo avvolgiamo nella pellicola e gli facciamo fare un ulteriore riposo in frigorifero di 1/2 ora. Questo può succedere quando la farina che stiamo utilizzando è un po' più forte, e quindi un ulteriore riposo in frigorifero ci servirà per far sì che l'impasto non si rompa e non fuoriesca il burro. Una volta ottenuto il nostro rettangolo, togliamo 0,5 cm di pasta per ogni lato. Allora, io li preferisco un po' più piccoli e taglio i rettangoli di pasta ad una larghezza di 4 cm l'uno, ma se a te piacciono più grandi, li puoi tagliare anche a 5 o 6 cm. E qui la stratificazione del burro si vede benissimo. Passiamo alla formatura. Questa volta sto usando il cioccolato tagliato già a pezzetti, ma di solito con il coltello mi ricavo da una tavoletta di cioccolato dei rettangolini non più spessi di 1 cm. Una volta formati, li poggiamo su una teglia foderata con carta forno con la chiusura verso il basso. Con i ritagli io ci faccio così dei simpatici nodini. Li facciamo lievitare nel forno spento con luce accesa e sul fondo del forno posizioniamo una teglia con acqua calda da rubinetto che non deve superare i 50 gradi. Quando saranno ben raddoppiati,
accendiamo il forno e per essere più sicuri possiamo fare anche la prova budino. Scuotiamo leggermente la teglia e se si muovono come se fossero dei budini sono pronti. Arrivato il forno a temperatura, spennelliamo la superficie con un uovo leggermente sbattuto e inforniamo. Ma poi, vorrei sapere, c'è qualcuno che li taglia quando sono freddi? Io sicuramente no, li preferisco mangiare caldi. Spero di essere stata abbastanza esaustiva e per qualsiasi dubbio mi puoi scrivere nei commenti.